fatto proprio ciò che volevamo. Pensavi davvero che questo lavoro fosse caduto dal cielo solo per te? Ti sbagli? Questo è un regalo per noi. Li hai riuniti tutti in un unico posto. Proprio come lui ti ha chiesto. Tutte quelle piccole anime in un unico posto. Solo per noi. Un regalo. Adesso possiamo fare ciò per cui siamo stati creati. Ed essere completi. Connessione terminata. Mi spiace interromperti, Elizabeth, sempre se ricordi ancora quel nome. Ma temo che tu ti sbagli. Non sei qui per ricevere un dono, né sei stata chiamata qui dall'individuo che tu pensi. Anche se in effetti sei stata chiamata. Siete stati tutti chiamati qui in un labirinto di suoni e odori, deviazioni e disgrazie. Un labirinto senza uscita, un labirinto senza premio. Non ti accorgi nemmeno di essere in trappola. La tua sete di sangue ti ha spinto in cerchi infiniti, inseguendo le grida dei bambini in qualche camera invisibile, sembrando sempre così vicini, eppure in qualche modo così lontani. Ma non li troverai mai, nessuno di voi lo farà. Qui è dove finisce la vostra storia. E a te, mio coraggioso volontario, che in qualche modo hai trovato questo annuncio di lavoro non destinato a te, anche se c'era una via d'uscita pianificata, ho la sensazione che non sia quella che vuoi. Ho la sensazione invece che tu sia esattamente dove puoi essere. Rimango anch'io, sono nelle vicinanze. Questo posto sarà dimenticato. E il ricordo di tutto ciò che ha dato inizio a questo può finalmente iniziare a svanire, come dovrebbe fare l'agonia di ogni tragedia. E a voi, mostri intrappolati nei corridoi, state fermi e lasciate andare le anime. Non vi appartengono. Per la maggior parte di voi credo che ci sarà la pace. E forse anche di più, dopo che il fumo sarà scomparso. Anche se per uno di voi l'abisso più oscuro dell'inferno si è aperto per inghiottirti. Non fare aspettare il diavolo. E figlia mia, se riesci a sentirmi, sapevo che saresti ritornata anche tu. È nella tua natura proteggere gli innocenti. Mi dispiace che quel giorno, il giorno in cui sei stata esclusa e lasciata morire, nessuno fosse lì a prenderti tra le braccia, nel modo in cui hai sollevato gli altri tra le tue. E poi cosa ne è stato di te? Avrei dovuto sapere che non ti saresti accontentata di scomparire. Non potevo salvarti allora, quindi lascia che ti salvi adesso. È tempo di riposare per te e per coloro che hai portato tra le tue braccia. Questa storia finisce qui, per tutti noi. Fine della comunicazione.